Come primo video didattico volevo iniziare da qualcosa di non troppo complicato, di abbastanza semplice, ma volevo farvi vedere come l'ho sviluppato personalmente. Come anche ogni ricetta di cucina, partiamo dagli ingredienti. L'ingrediente principale è la nostra bella misura di sedicesimi, e la suddividiamo in questo modo. Facciamo 3 più 3 più 5 più 5. E cosa otteniamo? Otteniamo questo. Come avete notato, iniziamo sempre con la destra e diamogli un po' di colore, perché il bello di questo è proprio riuscire a dargli un po' di tocco di personalità passando su Charleston, Tom, secondo i nostri gusti. E otteniamo questo. Un'altra possibile variante è restare solo sui tom e otteniamo quest'altro. Però così, onestamente, è ancora un po' moscetto. Quello che gli ho voluto dare io come personalizzazione è quella di trasformare i sedicesimi, i nostri normalissimi sedicesimi, dargli un tocco di swing e farli in questo modo. Ragionando con i sedicesimi in questo modo, quello che otteniamo è un'andatura molto più gruvosa del fill, e otteniamo il nostro risultato finale. Cotto e mangiato.